Welcome back to Witness. The vibrant and cross-cultural Orchestra de Piazza Vittorio has enjoyed some success with the release of two CDs and a number of international concert performances. But they are struggling to maintain their success in the face of the growing vulnerability of immigrants in Italy. Siamo andati a Cesena e vediamo insomma il pubblico come ci che dirà di noi. Bellissimo sto teatro, guarda. La sensazione che io ho da vicino dentro al palco è qualcosa di magico, cioè perché va suonato i ragazzi dentro l'orchestra, penso che al momento di suonare sono tutti connessi con lo stesso spirito che è libero. Nel periodo in cui sono andato via io c'era una forte repressione militare e politica da parte dello Stato, c'era la tortura, c'era il carcere per chi pensava diversamente o aveva qualcosa da dire in contro dell'operato del governo di quel tempo. C'è una frase di una canzone che non è mia, una canzone di rivoluzione che a un certo momento diceva: non è importante dove si nasce né dove si muore, se no dove si lotta. I miei figli sono nati in questo paese, figli di una donna italiana, sono nati, cresciuti, vissuti e vivranno in questo paese fino a, penso, la loro vita la faranno qui. Adesso, come adesso, ci sono in progetto le ronde, ci sarà pure tanta gente ed è quella esaltata che esce con la mazza da baseball, che esce con il catenaccio, che vede lo straniero che non sta facendo assolutamente del male e li va addosso. Ecco, vediamo i carabinieri, vedete là che sono entrati adesso, tre carabinieri, stanno andando in una direzione precisa, potrebbe esserci qualcosa perché sono molto veloci col passo. Hanno avuto una segnalazione, andiamo, perché girano sul prato dove è un posto abbastanza sensibile. Questi sono i normali controlli che ci sono da parte delle forze dell'ordine qui all'Esquilino, in particolare a Piazza Vittorio, perché grazie alle nostre battaglie finalmente 8 mesi fa si è riusciti ad avere per la prima volta un presidio fisso di carabinieri che in qualche modo è incaricato di garantire la sicurezza a tutti i livelli. Però c'è Nervino questi, eh. Buongiorno. Ecco qua, vedi, questo signore per esempio, glielo diciamo in faccia così, perché ha delle scritte in lingua?
Bengalese? Bangladesh. Bangladesh. Purtroppo noi non capiamo però. Lei perché non mette italiano e Bangladesh? Dove sta l'italiano? Quello bengali, quello capisce che la... Lo so, però l'integrazione si fa anche mettendo le scritte in italiano. Ragazzi, lo sapete che non si può scaricare a quest'ora? Quest'ora è vietato scaricare, fino alle 10. La gente ha tenuto sempre del quando ha uso di razón. La proprietà, il limite, la frontera, la guerra, la violenza. La violenza che reina sobre la paz. Esta es una canción que yo les quiero cantar, que ustedes seguramente la conocen, hizo mucho suceso hace muchos años y no está pasada de moda, porque la violencia todavía es violencia. Es un llanto que atraviesa el espacio para llegar a Dios. Es el llanto de los niños que sufren y lloran de terror. Ah no, quello sta suonando il tiple, l'altro suona il charango. Il charango? La musica è un dono divino. La musica è un veicolo molto, molto speciale all'interno della società. Cioè, la gente, se razionalmente non riesce a convivere, la musica riesce a farlo. Fino a un po' di tempo fa, al centro di questo palco c'erano due musicisti indiani. Non ci sono più, perché non siamo riusciti in questi anni ad avere dei permessi di soggiorno più lunghi del permesso turistico per loro, per cui abbiamo perso una parte di mondo, una parte di repertorio, con grande dolore. Fino a quando però il maestro Elagiri Samb mi ha detto: maestro, io voglio cantare la canzone indiana che cantava Bilal. Oh. E io ho detto: papà, tu sei pazzo, cioè, voglio dire, tu sei africano. Cioè, come fai a cantare una canzone in indiano? E lui mi ha detto: siccome sono un genio, ho memorizzato il testo. E beh, questo in effetti è la sintesi di questo progetto, è un po' una nostra vittoria, cioè un africano che canta in indiano, insomma, sintetizza il senso. Il motivo per cui siamo su questo palco, quindi noi siamo molto contenti, anche se estremamente preoccupati. Io ho sempre pensato che l'Orchestra di Piazza Vittorio fosse un tipo di società anarchica, in cui però l'anarchia a un certo punto deve essere in qualche maniera regolata. Mi sono immaginato, più che di fare il direttore, di fare il domatore e di non perdere assolutamente lo spirito anarchico dell'orchestra. Sono dei nuovi romani, sono dei nuovi italiani, forti della propria cultura di provenienza, ma sono nuovi uomini, nuove donne, e questa cosa la portano musicalmente in maniera molto forte all'interno dell'orchestra.
questa cosa in qualche maniera è il sogno di integrazione che è poi l'utopia che racconta l'orchestra di Piazza Vittorio. Italy is one of the first stops for immigrants arriving in Europe, and the Italian government's reactions are seen as a test case for the rest of the continent. Recent events in Italy have prompted the Council of Europe to roundly criticize the Italian government for promoting a xenophobic environment. Thanks for watching, and join me next time on Witness.